Ciao a tutti, oggi prepareremo la treccia pandistelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, farina di tipo manitoba, cacao amaro, zucchero, lievito di birra fresco, burro, uovo, latte, pasta d'arancia o scorza d'arancia grattugiata, estratto di vaniglia, sale, aroma di brioche. E per decorare stelline di zucchero e per farcire crema pandistelle. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito ed azionare il bimby per 2 minuti 37 gradi, velocità 3. Aggiungere l'uovo, il burro, la farina di tipo 00, la farina di tipo 00, la pasta d'arancia, l'estratto di vaniglia, il cacao amaro, il sale e l'aroma di brioche. Ed azionare il bimby in modalità spiga per 4 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per 1 ora. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire su un piano di lavoro. Tenderlo con il mattarello formando un rettangolo. Tagliare l'impasto in 3 parti uguali. Chiudere formando un salsicciotto. Intrecciare i salsicciotti formando una treccia. Trasferire su una teglia rivestita con carta da forno. Spennellare la superficie con del latte. Lasciare lievitare per 30 minuti in forno spento con luce accesa. Trascorso il tempo, spennellare nuovamente la treccia con il latte. Spolverizzare con le stelline di zucchero. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti. La treccia è cotta, lasciare intiepidire prima di servire. Treccia pandistelle! Grazie e alla prossima ricetta!